Sono presente perché sono il fondatore insieme agli amici dell'Associazione del Mandarino, quello di portare avanti e migliorare il mandarino, perché con il mandarino facciamo tante di quelle cose. Ecco, la scuola che fra le tante cose va a rivoluzionare le ricette, quindi utilizzando la materia prima che noi produciamo. Perché noi, fra le tante cose, il vitigno dei campi, il vitigno di Falanghina che sta nei Campi Flegrei ha una storicità di oltre 3.000 anni. Quindi è quello di portare a conoscenza del pubblico che noi produciamo il nostro vino in un territorio che è importantissimo perché ha una storicità di oltre 3.000 anni. Sono qui perché credo molto nella promozione del territorio e come struttura ricettiva noi partecipiamo spesso a questo tipo di iniziative per la valorizzazione dei prodotti del territorio, come mandarini che adesso stanno promuovendo. E quindi siamo sempre pronti a partecipare a queste iniziative. Primo anno a questa manifestazione, a questo evento della Festa del Mandarino. Per noi è stata un'esperienza da ripetere sicuramente. Questo laboratorio di Vegan Fruit Lab nasce proprio nell'ambito della casa di accoglienza dove vivono le donne ed è una sorta di imprenditoria sociale per loro, quindi una sorta di emancipazione femminile. Soprattutto siamo rivolti a quelli che sono i due gioielli, che è la melannurca e il mandarino dei Campi Flegrei. Siamo stati molto contenti di aver preso parte a questa festa del mandarino dei Campi Flegrei e di aver avuto l'opportunità di promuovere e di valorizzare elementi del nostro territorio, proprio perché speriamo in una totale valorizzazione e promozione culturale, perché è un territorio che ha tantissima ricchezza da offrire ed è giusto appunto che venga promosso, e siamo contenti di aver contribuito attraverso i nostri prodotti artigianali.